Ciao, eccomi, buongiorno, ben arrivati. Ieri. Avevamo visto come realizzare l'effetto craquelé utilizzando i nostri colori per aerografo. Sciam. Ho provato a fare l'effetto craquelé con i nostri colori aerografo e con il blu iridescente ed è venuto esattamente come l'oro, anzi, guardate che spettacolo, col blu iridescente sul nero viene una figata pazzesca, l'ho detto. Adesso tanto giro e ve lo faccio vedere. L'effetto craquelé con il blu iridescente. Guardate che bello. Aerografo. Chi si fosse perso il video può vederlo. È la diretta che abbiamo realizzato ieri. Può vederla o sul nostro canale YouTube Bimagenta oppure sulla nostra pagina Facebook Bimagenta. Oggi invece, come vi dicevo, volevo realizzare dei biscotti decorati in stile Agata, stile quarzo. Quindi, come abbiamo fatto? Innanzitutto, la prima cosa che dovete fare è andare a colorarvi lo zucchero, ok? Avete due possibilità: o comprate dell'isomalto già colorato e lo frantumate, oppure se, siccome in casa lo zucchero semolato più o meno lo abbiamo tutti, potete andare a colorare. Potete andare a colorare direttamente lo zucchero semolato e vediamo come possiamo farlo. Io ho trovato due modi diversi. Quindi, questo ovviamente è zucchero semolato. Lo facciamo in due modi, come vi dicevo. Il primo è con i nostri colori per aerografo e il secondo metodo invece è con le nostre tempere alimentari. Scegliete voi quello che preferite. Prendiamo ad esempio le tempere alimentari. Dove ce l'ho? Ecco, io ho il sacchetto, quello della prova di prima, però il procedimento è assolutamente lo stesso. Cosa fate? Vi prendete il quantitativo di zucchero a velo che vi sì, di zucchero a velo, di zucchero semolato che vi serve. Prendete le tempere alimentari e con uno stuzzicadenti andate un po' a mescolare innanzitutto, in questo modo. Ne prendete, non ne serve tanto, eh? Ne prendete un pochino e lo andate a mettere nel sacchetto così, color magenta, e faccio esattamente la stessa identica cosa. Quindi prendo un po' di color magenta e dove avevo messo il ciano vado a ripulire lo stuzzicadenti dentro il sacchetto. Dopodiché è molto semplice, veramente molto molto facile. Chiudete il sacchetto e andate, vedete, a massaggiare con i polpastrelli in questo modo. Come si dice, lasciarlo asciugare un po', perché ovviamente lo zucchero si è indubbiamente un po' bagnato, ok? E il risultato è che lo zucchero, non so se riuscite a vedere, si è, tanto ora poi lo spostiamo, si è colorato, ok? Con i colori aerografo dobbiamo solo essere un pochino più veloci perché i colori aerografo sono proprio liquidi e quindi se mi bagnano troppo lo zucchero non va bene. Mettiamo lo zucchero come al solito, quello che ci serve. Dopodiché, qua l'avevo fatto solo magenta, quindi potrei aggiungere semplicemente qualche goccia di ciano, ok? Andiamo, ecco, ne ho aggiunto veramente troppo. Chiudete il sacchetto e non fate altro che shakerarlo. Fatto questo, stesso discorso. Aprite, stendete. Anzi, no. Prima facciamo un'altra cosa, perché per dargli un effetto un pochino più brillantoso, io che cosa faccio? Vado a sprayare all'interno dei sacchetti il nostro B-Shiny, ok? In questo caso argento, ma potete metterci anche quello oro, ok? E continuate a shakerare. In questo modo diciamo, lo zucchero diventa anche bello brillantoso, così. Ok. Una volta fatto questo, come vi dicevo, non fate altro che prendere lo zucchero che avete colorato, stendetelo
stenderlo, magari non sul polistirolo, su un piattino, ok? E lasciarlo asciugare un po', perché ovviamente lo zucchero sarà umido, ok? Lo stendete un po' e lo lasciate asciugare. L'ideale sarebbe farlo magari qualche ora prima, ok? Lo lasciate 2-3 ore ad asciugare in modo che tutta l'umidità evapori e vi rimanga soltanto lo zucchero sempre secco, perché in questo momento è ovviamente umido. Ok, adesso che cosa facciamo? Io mi sono già preparata la ghiaccia reale colorata di bianco, viola scuro e lilla. Come ho fatto? Ho fatto la ghiaccia reale e poi l'ho colorata con le nostre tempere alimentari. In questo caso ho utilizzato il navy e il magenta, ok? Poi per fare la tonalità più chiara ho semplicemente aggiunto alla ghiaccia della polvere bianca. Qua. Vi dicevo, con la ghiaccia andate a fare il contorno, ok? Così. Ok. Dopodiché, con lo stuzzicadenti che avevo qua, eccolo qua, l'ho spostato, con lo stuzzicadenti andiamo a portare più che possiamo la ghiaccia sul bordo, cercando di non farla colare giù, ok? Questo è abbastanza importante, perché se comincia a colare allora perdiamo poi dopo l'effetto roccia. Adesso dovete essere molto delicate, prendete il biscotto e lo andate immediatamente a pucciare nello zucchero. Come vi dicevo, lo zucchero adesso è molto bagnato, bisognerebbe che fosse un pochino più asciutto, ok? In questo modo. Ok, una volta fatto questo riprendiamo la ghiaccia. Qui poi sulla scelta dei colori è molto personale, potete fare veramente il colore che preferite, Ok, andiamo a ripassare nuovamente tutto il contorno, così. Ci prendiamo la ghiaccia di un'altra tonalità, potete farla anche bianca, io adesso ci metto questa qua, ma voi potete veramente farla anche subito bianca, così. Vedete che la ghiaccia è molto liquida in questo momento, ok. Dopodiché, con lo stuzzicadenti e con un pochino di acqua, ora questa qua è bianca perché era il ciotolino dentro cui ho, come si dice, ho preparato la ghiaccia bianca, andate a passare lungo la linea di confine tra le due ghiacce, perché io sto immergendo, diciamo così, lo stuzzicadenti nell'acqua, perché vorrei che le due tonalità di viola un pochino si fondessero, e per fare questo faccio sì che la ghiaccia si sciolga leggermente. Prendiamo ad esempio la ghiaccia bianca, aiuto, ok, e andiamo a passare con la ghiaccia bianca lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto con le due tonalità di viola, lo facciamo anche col bianco, e facciamo così. Riandiamo con la ghiaccia lilla, praticamente andate a lavorare a strati, così, e ricominciate ci rivado col chiaro ancora una volta,
e l'ultimo magari invece lo facciamo poi scuro. Ok. E finiamo il biscotto in questo modo. Sempre con un stuzzicadenti, così. Ovviamente adesso dovete farlo asciugare, ok? Ora voi avete il riflesso, eccolo qua, questo è il risultato. Ovviamente dovete lasciare asciugare la ghiaccia reale, perché altrimenti diventa inlavorabile. Quello che potete fare una volta finito di decorare il biscotto, e questo io ovviamente ne avevo uno già pronto e già secco, ok? Che cosa potete fare? La prima cosa è, per dargli un effetto ancora più brillante, potete prendere il nostro glitter, lo shakerate bene 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 con un pennellino, andate a ripassare tutto il biscotto. Vedrete tutti i glitter che si spargono sul vostro biscotto, è un effetto stupendo, ok? E se volete aumentare la brillantezza, andate anche sullo zucchero. E se vogliamo che, perché la ghiaccia ovviamente non rimane lucida, no? Quindi se vogliamo che mantenga quell'effetto lucido, possiamo, una volta che il glitter è asciutto, andare a mettere un leggerissimo strato di gomma lacca. Il glitter sarà già asciutto, quindi andiamo a spennellare, e questo è quanto. Cioè, anche questa è una piccola decorazione semplicissima, veramente semplicissima, però molto molto carina. Poi ovviamente il trucchetto della, come si dice, dello zucchero colorato, lo potete usare un po' per quello che volete, ok? Allora adesso vi giro, aspetta, con i nostri prodotti. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dei biscotti con effetto agata. Ah, non vi ho fatto vedere però una cosa, vabbè, ve la faccio vedere qui così, che in questo io avevo spennellato la nostra tempera oro sul bordo del biscotto, ok? Proprio per fare un effetto di metallo, di pietra, ok? Questo è il risultato. L'altro che abbiamo fatto adesso insieme è ancora troppo, la ghiaccia è troppo fluida, quindi vabbè, ve lo faccio vedere velocemente. E quindi insomma te lo trovo molto 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 carino. Poi i biscotti sono anche buoni. Ops, l'ho fatto, ho mangiato, no, è buonissimo. Ragazzi, se avete qualcosa che volete che vi faccia vedere, scrivetemelo, mi raccomando, nei commenti, sia su Facebook che su YouTube. Se i video vi sono piaciuti, pollicione in su e condividete, e basta. E per il resto direi che ci vediamo domani alle 2, 2:30, 3, insomma, quando ce la faccio, e ci vediamo sempre qua. Io nel frattempo mi finisco il biscotto, che è veramente buonissimo. Baci baci, ciao!